ci ha accolto di nuovo. La mostra si intitola Uprising, è una dedica alle rivoluzioni arabe. Noi nell'Arabia ci siamo rivoltati contro certi personaggi e ci auguriamo che anche voi in Italia fate un passo verso la liberazione di lobby e certi piove. La mostra abbiamo scelto il gesto più umiliante nel mondo arabo, lanciare la scarpa alla faccia di qualcuno, a questi signori belli qui che si portano a vicenda. Abbiamo Siracusi lì che parla di libertà e di popoli, poi tutti i dittatori del mondo sono moderati per lui perché quando sono i comici. Abbiamo Berlusca qui che abbraccia Ben Ali, lì abbraccia il suo carissimo amico Gaddafi. Quando gli conviene sono amici, quando non gli conviene non sono amici. E anche a loro una scarpa in faccia. Poi c'è una performance fatta della modella americana Sil, che è un personaggio. A voi translate questa impresa. Perché lei ha fatto 4 anni di alta moda a New York, ha lavorato per Chanel, per Cavalli, però poi il destino l'ha messo davanti a una dura prova perché ha subito un incidente stradale, che non è neanche colpa di colui che guidava, perché purtroppo il destino ha voluto che una ruota della sua macchina si slanciasse, e poi la sua macchina è arrivata addosso a lei e ha vissuto un coma per 3 settimane, ha sopravvissuto e oggi è qui per lasciare una sua impronta in questo. Nel performance Shiva è americana però di origini persiani dell'Iran, anche lei vive l'oppressione mentale ogni giorno, è giusto che sia qui. Poi abbiamo un altro oppressor di Augusta. Anche lei vive l'oppressione. E una cantante che all'ultimo minuto io siccome sono pazzo non sanno tutto che fai, facciamo questa canzone che è l'inno alla gioia, e lei non ci credeva e è venuta qui senza testo, tutto quanto deve farlo stesso, e la performance inizia con la sua voce. Free, independent, and bold.
Grazie.